Le avventure dei pigiamas. Amiche per un giorno. Ah, avevo proprio bisogno di fare due passi. Oggi è veramente una bellissima giornata. Ehi, ma quella laggiù non è Lunetta? E cosa ci fa tutta sola sotto quell'albero? Beh, meglio se me la svigno e non mi faccio vedere. Povera me, e adesso come farò? Ehi, ma sbaglio o Lunetta sta piangendo? Forse ha bisogno di aiuto. Ehi, ciao Lunetta, ti senti bene? Per caso hai bisogno di aiuto? E tu che ci fai qui, gufetta? Sto benissimo e non ho affatto bisogno del tuo aiuto. Beh, scusami Lunetta, so che probabilmente sono l'ultima persona che vorresti vedere, ma sai, ti ho sentita piangere e se posso esserti d'aiuto in qualche modo, beh, sono qua. Ah, sciocca gufetta, io non piango mai e non ho affatto bisogno del tuo aiuto. Beh, allora se è così tolgo il disturbo. È stata tutta colpa di Romeo. E come dici, scusa? Sì, gufetta, quel cattivo di Romeo si è impossessato del mio lunaboard. Di certo io e Romeo non siamo mai stati grandi amici, ma questa volta ha superato ogni limite. Ha osato mettersi contro di me. Me la pagherà cara. Ah, capisco, allora è questo il problema. Beh, se vuoi possiamo aiutarti noi, Lunetta, a recuperare il tuo lunaboard. Aiutarmi voi? Non ci penso proprio. Non accetterò mai l'aiuto dei super pigiamini. Beh, come vuoi, allora come non detto. E come pensate di potermi aiutare? Beh, non saprei, ma con l'aiuto di Gatto Boy e Gecko di sicuro ci verrà in mente qualche idea. Ok, d'accordo gufetta. Solo per questa volta accetterò il vostro aiuto. Bene, allora seguimi Lunetta. È proprio divertente volare su questo lunaboard. Servirà di sicuro molto più a me che non a quella sciocca di Lunetta. Ciao amici, sono tornata. Oh, ciao gufetta, sai, ci stavamo preoccupando. Si stava facendo buio e non eri ancora rientrata. No amici, tranquilli, è tutto a posto. Beh, sapete amici, tornando a casa ho fatto uno strano incontro e quindi il viaggio è stato un po' più lungo del previsto. E che incontro avresti fatto, gufetta? Beh, ecco, se promettete di non arrabbiarvi, ve lo mostro subito. Dadan, ecco qui Lunetta. Gufetta, ma sei matta? Ci hai portato in casa Lunetta? Tranquilli ragazzi, Lunetta questa volta ha solo bisogno del nostro aiuto. Del nostro aiuto? Ma che stai dicendo, gufetta? Lunetta non si è mai fatta tanti problemi a metterci bastone tra le ruote. Perché mai dovremmo aiutarla? E se si trattasse di una trappola? Ma no, amici, state tranquilli. Lunetta questa volta è davvero in difficoltà e la colpa è di Romeo. Ha rubato il suo lunaboard e noi dobbiamo aiutarla a riprenderselo. Sì, ragazzi, questa volta non ho nessuna intenzione di mettervi in trappola. Questa situazione non mi convince molto, ma visto che ce lo chiede gufetta, beh, per questa volta ti aiuteremo. A patto però che non ci metterai mai più i bastoni tra le ruote. Ok ragazzi, ve lo prometto. Bene amici, se siamo tutti d'accordo, allora dobbiamo escogitare un piano per intervenire e sconfiggere Romeo. Credo di aver avuto un'idea, seguitemi. Ecco il mio piano ragazzi. Sfiderò Romeo in una gara di volo con il mio gufagliante. Lui non è così abile a volare. E appena cadrà, tu Lunetta ti rimpossesserai del tuo lunaboard. Ok gufetta, è un ottimo piano. Che ridicole! Questa volta Lunetta hai avuto bisogno dell'aiuto dei super pigiamini? Lunetta, io sono molto più bravo di te a volare su questo lunaboard. E quindi d'ora in poi sarà mio. Romeo, visto che dici di essere così bravo con questo lunaboard, ti sfido ad una gara di volo. Il mio gufagliante contro il tuo lunaboard. Sciocca gufetta, considera di avere già perso. Vediamo cosa sai fare, gufetta. Guarda un po' come volo io con questo lunaboard. Beh, Romeo, io riesco a volare molto più in alto e più veloce di te.
Non credo proprio, gufetta. Guarda come riesco ad arrivare in alto. Ah, ti ho battuto. Sto andando sempre più in alto. Ehi, ma cosa succede? Ho perso il controllo del lunaboard. Aiuto. No, il mio lunaboard mi sta scappando. No! Ah, Romeo, come vedi il lunaboard ora è di nuovo mio. Non sei poi così bravo come dici a volare. Ah, maledetta lunetta e maledetti super pigiamini. Me la pagherete anche questa volta. Non finisce qui. Ce l'abbiamo fatta, lunetta. Finalmente Romeo ha avuto quello che si meritava e tu hai riavuto il tuo lunaboard. Grazie, gufetta. Senza il vostro aiuto non ce l'avrei mai fatta. Vi sono debitrice. Beh, possiamo dire di essere state amiche per un giorno. Già, ma che non si dica troppo in giro. Ne andrebbe della mia reputazione malvagia. Ciao, gufetta. A presto. Eh già, non cambierà mai.